Allora, dobbiamo, secondo il mio punto di vista, distinguere il discorso sul vino grigio. Se siamo qui sappiamo, è come dire che l'acqua è bagnata, sappiamo che il vino grigio per il Trentino rappresenta una cosa di fondamentale importanza e nessuno lo discute. Ma non è questo, può essere un altro elemento del discorso, ma il discorso che noi credo dovremmo fare è soprattutto un altro. E allora io vorrei farvi alcune domande, vorrei buttarvi alcune domande. Il Pinot Grigio è un grande vitigno? Siamo sicuri che il Pinot Grigio sia un grande vitigno? Dove sono i grandi Pinot Grigio nel mondo, in Italia e nel mondo? Se qualcuno me ne cita qualcuno, gli dico grazie. Tanto per cominciare, poi indaghiamo sui territori, ma non è quello il discorso, ma il Pinot Grigio, col Pinot Grigio si possono fare grandi cose. Io ho seri dubbi. Parliamo, qualcuno prima ha parlato, lui ha detto giustamente una cosa, se il mondo cooperativo trentino si ispirasse al mondo cooperativo Alto Atesino, ma anche in Alto Adige, dove si fanno eccellenti vini, non mi pare che si sia puntato da un punto di vista qualitativo. Io non mi ricordo, ecco, mi viene in mente il Beneficium Pörrer di Lageder, un vino storico, ma non mi vengono in mente tanti altri vini. E allora chiedo, ma scusate, ma al mondo cooperativo trentino, a questo mondo cooperativo trentino, interessa fare un grande Pinot Grigio? Secondo me non gliene può fregare di meno. Interessa continuare a fare il Pinot Grigio come è stato fatto in questi anni, costruendo il fenomeno Pinot Grigio. Un'altra cosa, identità territoriale. Quale identità territoriale si può costruire quando larga parte della produzione di Pinot Grigio, da vigneti di Pinot Grigio in provincia di Trento, finiscono in un vino che porta l'etichetta, non tanto Trentino DOC, ma porta questa dicitura delle Venezie, che è bellissimo, no? Perché ci fa pensare la gondola, fa sognare gli americani, Venezia, tutto quello che vogliamo, ma quale capo di identità territoriale non c'è? Allora, se poi entriamo ancora più nel contenitore, sappiamo benissimo che buona parte di questo Pinot Grigio delle Venezie alla fine diventa una wine commodity fantastica, lo è stata per anni per una cantina cooperativa, grossa, grossissima, lo è tuttora per un'altra cantina cooperativa. Alla fine della fiera, identità territoriale dov'è? Per il momento va benissimo finché tiene il mercato americano, però proprio in questi giorni, proprio il caso ha voluto che dopo anni che non avevo più contatto con lui, su questa cosa strana, perché internet non è il demonio, c'è tutto e contrario di tutto, però internet offre tante opportunità. Casualmente, due o tre giorni fa, su Twitter, mi sono imbattuto e ho avuto uno scambio di mail anche con Kevin Judd. Chi è Kevin Judd? Kevin Judd è l'enologo della Nuova Zelanda che ha creato il fenomeno Clody Bay. Clody Bay è quel Sauvignon, dopo Cristo, e poi, quel vino ha creato una nuova identità del Pinot Grigio. Io mi ricordo anni fa, penso che fosse la fine degli anni 90, ero a Londra, alla London Wine Fair, questa manifestazione importantissima del vino internazionale, e io ero reduce da qualche anno, nel 96 avevo fatto un viaggio in Australia, ero tornato gasatissimo, perché era proprio il nuovo mondo. Sono andato nello stand di Clody Bay e sono riuscito, il mio inglese era ancora più penoso di come è attualmente, però quando uno vuole farsi capire, riuscì a parlare con Kevin Judd. Morale della favola, avevo assaggiato poco prima di parlare con lui una serie di Pinot Grigio dell'Oregon, era la prima volta che assaggiavo, ero curioso perché mi interessava questo fenomeno. Gli ho detto, alcuni mi erano piaciuti molto, gli riferisco a Kevin Judd di questa cosa e lui dice, andiamo a assaggiare quelli che ti sono piaciuti, e siamo tornati a assaggiare insieme. E all'epoca, ed erano fine anni 90, mi raccontò che anche loro avevano piantato Pinot Grigio. Poi adesso di Pinot Grigio ne hanno piantato Australia, Nuova Zelanda, Oregon, California,
È chiaro che poi producono un pino grigio che è diverso da buona parte del pino grigio italiano o delle Venezie che siamo abituati a avere. Però c'è sempre questo grande punto di domanda: gli americani sono innamorati del pino grigio, ma continuano sempre più a produrselo nel Nuovo Mondo, negli Stati Uniti. Quando crescerà la produzione, se resterà la moda del pino grigio negli Stati Uniti, tutto questo mare di pino grigio delle Venezie, cosa ce ne faremo? Poi ci facciamo le docce, ci inventeremo, non so, qualcosa. E allora, ecco, questi sono tanti temi che ho buttato lì come mia natura, un po' in forma provocatoria. Però questo penso sia un punto di discussione. Poi nessuno discute che in Trentino si possono fare grandi vini, con qualsiasi vitigno. Si fanno, non tantissimi, ma si fanno. Per cui poi bisogna interrogarsi cosa cappero si vuole fare con questo pino grigio. Se si vuole continuare a farlo come è stato fatto in questi anni, finché la mucca dà latte, ok. Quando la mucca non darà più latte, allora bisognerà veramente interrogarsi se con questo vitigno si possono veramente fare grandi cose. Grazie. Sono d'accordo con la mucca da latte per quanto riguarda il pino grigio. Qua dobbiamo distinguere due cose: un conto è la cosa agronomica, la coltivazione, la riuscita di un vitigno; l'altra è una cosa commerciale. Vi faccio due esempi della mia storia. Io sono uno di quelli che hanno aiutato nell'88-89 a creare un po' con Fausto Peratone a quei tempi la linea ritratti. Avevo un pino grigio fantastico, prodotto con una selezione che adesso noi crediamo di poter fare, era buonissima. Non riuscivano a venderlo, nel senso, non riuscivano a venderlo a quel costo che dovevano chiedere, perché se io faccio una cosa speciale devo chiedere di più perché mi costa di più. Per cui magari l'altra produzione doveva sostenere il prezzo di l'uva pagato ai soci che fornivano questo progetto di qualità. Per cui il mercato non possiamo. Per quanto riguarda il pino grigio, penso che si possa fare degli ottimi pino grigi, bisogna poi vedere se c'è un mare di quello venduto, diciamo, nel segmento basso del mercato, c'è la possibilità di emergere. L'esempio di Köfferl, un piccolo vinaiolo di grande prestigio, nato 10 anni fa, famoso per il Riesling, un produttore così può vendere una bella qualità di alto pino grigio, però in proporzione, se io guardo quello che è le linee di qualità, un Tremer, Beneficium Porter, St. Valentin, sono neanche il 5% della produzione dei pino grigio venduti in Alto Adige. Il pino grigio in Alto Adige viene venduto come DOC, qualcuno fa anche commercio con l'IGT, però questo non c'entra, viene venduto come DOC soprattutto, penso all'85% all'estero. Ho parlato con due agenti molto bravi, non esiste il pino grigio in Alto Tesino nel loro portafoglio, vendono Appiano, vendono Terlano, così, però cos'è che vendono? Müller Thurgau, Sauvignon e Gewürztraminer, questa sono la realtà. Allora, per me è molto difficile che si possa creare qualcosa al pino grigio attorno, come per noi è molto difficile creare qualcosa attorno al lago di Caldaro. Ci sono dei laghi di Caldaro splendidi che forse in piccole quantità possiamo vendere anche bene. Adesso logicamente il problema si sta risolto perché li stanno togliendo tutti, perché logicamente non riescono dal lago di Caldaro a creare un vino per cui possono chiedere decisamente qualcosa di più, allora i contadini piantano logicamente qualcosa di diverso. Per quanto riguarda il terreno, per me il terreno da solo non basta, ci vuole il microclima, cioè per me se io prendo il terreno è il terreno di quello che c'è sul Badile, io posso prendere il miglior terreno della Borgogna e lo porto a Jesolo e non faccio a Saint-Moracher, cioè per me il concetto del territorio va visto soprattutto come clima e terreno soprattutto. Io sono addirittura più verso il microclima e clima che verso soltanto il terreno, nel senso che io posso fare un grande pino nero a Bazzon perché c'è un microclima, devo andare in zone fresche che sono, diciamo, ideali per questo vitigno, dove lui ha l'esigenza genetica di questo clima, e poi il terreno può fare la differenza, però prima di tutto ci vuole il clima. Ci sono dei Riesling sulla Mosella, anche in Alsazio, su terreni calcarei, che sono anche molto buoni, però logicamente il Riesling preferisce il clima fresco della Mosella e soprattutto poi i terreni acidi, i famosi scisti con tutti i loro colori. Per cui, e poi un'altra cosa, che c'è, grande vino, cos'è un grande vino? Per me il grande vino è la combinazione di un vitigno geneticamente alto, Nebbiolo, Pinot Nero, Chardonnay,
in certe zone, quando si esprime nella sua massima espressione, nel suo luogo ideale, di solito quello dove ha preso origini, no? Non si può dire, perché ho sentito che il Marzellino era un grande vino, non sarà mai un grande vino il Marzellino, nemmeno Mozart e nemmeno il fatto che è autoctono lo renderà più grande, perché è geneticamente limitato. Se poi noi riusciamo commercialmente a venderlo per autoctono, a chiedere il doppio di quello che magari dovrebbe valere, meglio ancora. Non so se questo però può essere la scelta giusta. Io credo che in Trentino, come anche da noi, bisogna cercare di trovare le combinazioni giuste, diciamo, tra vitigno più mobili possibile con i loro habitat, e noi li abbiamo gli habitat, perché abbiamo delle condizioni con l'altitudine da 200 a 900, esposizioni, vallate, terreno dove diversi vitigni possono dare dei ottimi risultati, ma i grandi vini nascono soltanto quando grandi vitigni si trovano a casa loro. Grazie. Grazie a Presidente Poli, Angelo Peretti.